Fa freddino, c'è un'aria, vedete che c'è su ancora l'ambaradan qui. 10 gradi. Anche se fuori dicono che ci sia 10 gradi, ma... C'è vento, c'è bufera, c'è tempesta. C'è di tutto qua. C'è una Capo bufera. Nord, siamo ancora qui nel comprensorio di Capo Nord e stiamo scendendo. Ora inizia la nostra discesa per le coste della Norvegia. Tutte frastagliate. Fiordi. Whoever thought the sun would come crashing down. My life in flames, my tears concrete. The pain we feel the end. The darkest, deepest riverbed. My book of life incomplete without you here. Alone I sit and reminisce. Sometimes I miss your touch, your kiss, your smile. And meanwhile you know I never cry. Cause deep down inside you know our love will never ever die. Everything's gonna be alright, yeah. Everything's gonna be okay. Take your time and I'll be here when you wake up. I never thought my heart would miss a single beat. Caress your hand as I watch you while you sleep. So sweet, I weep as I search within to find a cure to bring you back again. And the sun will rise, open up your eyes. Surprise, just a blink of an eye. I try to be positive. Yo, I fight. Bene, tutto ciò fa parte sempre del Finnmark, una regione che spazia. Va dal nord di Capo Nord con questa tundra, questa desolazione, fino a degli alti piani con questi dislivelli, poi a questo paesaggio pieno di verde in cui si trovano dei ruscelli, dei laghetti, le cascate, questi arbusti, questi monti. La nostra percorrenza della costa, questa costa del nord della Norvegia in cui vediamo i primi fiordi, questi infatti sono dei lunghi bracci di mare che si insinuano all'interno della costa frastagliata formando questi fiordi, ma i fiordi più caratteristici della Norvegia saranno più al sud, la costa al sud della Norvegia, diciamo anche la costa ovest che avremo modo di vedere, quella sarà veramente particolare, anche se questo scenario è a dir poco mozzafiato e fantastico, senza parole, sono senza parole, estasiato dalla bellezza del paesaggio. Starei qui delle ore a contemplare, ma dobbiamo andare verso una città importante, una bella città chiamata la Parigi del Nord, una città che sta al nord, non si può definire la città più a nord dell'Europa perché ce n'era un'altra che era Hammerfest, che abbiamo lasciato indietro, però è una città per eccellenza a nord Europa che è Tromsø.
staminata la fa da padrone, vaghi per il mondo, posa il proprio piede e raggiunge queste fantastiche cascate, questi ruscelli d'acqua che pendono da questo fiordo, questo monte, diciamo. Man mano che proseguiamo con la strada, noi abbiamo fatto già la parte che vi ho fatto vedere prima di là e vedevamo tutte queste cascate che scendevano. Adesso, rifacendo il fiordo, perché è tutto un susseguirsi di anse, le vediamo tutte bellissime. Più grande ti sembrerò e tu più grande sarai. Nuove distanze ci riavvicineranno. Cielo diamante, i nostri occhi vedrai. La giornata di oggi ci vede quindi arrivare in questa città che si apre nel mare glaciale artico, la città di Tromsø. Trovandosi a cavallo del fiordo c'è il ponte collega le due sponde. Una città da far west trapiantata nel nord Europa, con agglomerati di case in legno sparse a macchia di leopardo, che riesce a essere piena di vita con caffè, ristoranti, bar, discoteche e persino jazz club aperti fino a notte inoltrata. Inoltre una città culturale, essendo sede universitaria. Nonostante le apparenze, Tromsø non è però una città nata in tempi recenti come conseguenza della progressiva sedentarizzazione dei Sami. È una delle città più antiche della Norvegia, che porta le tracce di un insediamento umano risalente a 9.000 anni fa. Le vie di Tromsø formano un reticolo di strade perpendicolari nelle vicinanze del mare. Nella parte centrale domina una Domkirke, realizzata nella seconda metà dell'Ottocento, che è tra le più grandi chiese in legno della Norvegia. Fred. Siamo davanti a quella che viene nominata la Cattedrale dell'Artico, che è questo bellissimo edificio moderno. Il suo nome in norvegese è Ishavskatedralen, come vi ho detto, la Cattedrale Artica, che è stata completata nel 1965. Ha una vetrata che è tra le più grandi realizzate in Europa, 12 sezioni triangolari che rappresentano simbolicamente gli apostoli, e la vetrata che si trova nella parte absidale, quindi posteriore. Ed appunto, trovandosi al di là del ponte, dalla piazza antistante la cattedrale artica, noi possiamo vedere tutto il panorama della città con lo sfondo ancora chiaro. Oh,
proseguiamo la nostra discesa per le coste norvegesi, affrontando ancora questi scenari che pian piano cambiano il paesaggio fino ad arrivare verso i propri fiordi norvegesi che incontreremo man mano che scenderemo. Mentre attraversiamo la costa, la strada finisce e bisogna per forza prendere un traghettino per arrivare dall'altra parte del fiordo. Che si riprende sulla terraferma. La E6 è l'unica strada che percorre la Norvegia da Capo Nord sino ad Oslo. Volevamo farvi vedere quanta gente c'era in giro. Una quantità. Oltre a essere questa l'unica vera e propria strada della Norvegia, vi direte come? Essendo la Norvegia una sottile striscia, no? Questa è una strada che percorre da nord a sud la Norvegia, ogni tanto escono dei ramettini, si ramifica per andare a prendere i paesini, ma questa è l'unica strada della Norvegia, si può dire. E noi la stiamo percorrendo perché siamo partiti stamattina da Tromsø e la nostra prossima meta è la città di Trondheim. Però essendo tanta la distanza tra Tromsø e Trondheim, circa 1200 km, allora l'abbiamo divisa in due giorni questa percorrenza. Infatti oggi faremo una sosta in una città che non significa molto turisticamente, si chiama Mo i Rana, e inesorabilmente ripassiamo proprio per questi due paletti che simboleggiano il circolo polare artico, tant'è che noi siamo saliti in Finlandia, ma siamo scesi in Norvegia dal circolo polare artico. Adesso, esatto, e adesso siamo al di sotto del circolo polare artico, si torna nel continente europeo nostro familiare, diciamo. Il nome, no? È un nome lappone che significa pianura del Rana, Mo i Rana, e si trova poco sotto il circolo polare artico. È una cittadina di circa 30.000 abitanti, sorta in una zona mineraria affacciata sul Rana Fjorden, un fiordo lungo 70 km che si avvicina a una zona situata a sud-est del ghiacciaio Svartiset, chiamata appunto Rana. Appunto, questo è un piccolo centro industriale, non ha niente di più, non ha nessuna attrattiva turistica. Bene, anch'io vi do la buonanotte.
sono un po' stanchino, oggi ho fatto 789 chilometri, no, 689 chilometri, errore, tantini comunque.